Hola, io sono Marcus Grone, signore e signori, bentornati nel server della Waycrafter. Nell'ultima puntata volevamo fare la Gem Armor, ma poi ci siamo dedicati a fare la mensa dei poveri. Eccola qui, questa qui è la mensa dei poveri, fatta con 20 per 20 per 20 di cosi, cubi di diamante, e qui c'è del cibo per i nostri amici poveri. Ok, lo so, sto scherzando comunque per chi non capisse l'umorismo, sto scherzando ovviamente. Lungi da me. Allora, prima di fare la Gem Armor, come promessovi tantissimo tempo dietro, il vostro Marco Scron vuole togliere dal cacchio i mob. Mi sono proprio rotto u cazzo di avere i mobini che rompono le bolle. Quindi andiamo a fare un environment controller. Prendiamo un flux. Antonio Cicci Puzzi, eccolo qua, è lui. E non mi ricordo come si fa questo qui. Si fa con la siringhe. Non ho. Ah sì, ce l'ho. No, perché se non avessi avuto i materiali per fare le siringhe, saremmo tutti molto molto arrabbiati, quasi incazzati. Ah no, c'aveva ragione quel ragazzo. Potevo fare un cubo di merda e poi swamparlo. Ma c'hai ragione, sono un babbeo. Ma va bene, sono poco quadridimensionale, come ho detto. Ci serve un mob, ci serve. Ma vedete che io ho pochi. Guarda com'è comparsa, hai visto? È comparsa all'improvviso. Che palle! Sono molto incazzato, quasi arrabbiato. Allora, vediamo un pochino se c'ho qualcosa qui dentro. Vial! C'ho soltanto queste qui. Uno spawner, eh? Oh mio Dio, posso spawnare una mucca? Posso prendere una mucca? Mi sa che. Per fare quello pacifico, fatemi vedere. Ocelot, Bat, Bat è pacifico. Mushroom. Ah, ma va bene, eccola qua. Ho preso le mucchine, le ho messe dentro lo spooner. Ma c'è la cosa, la Soul Shard. Oh mio Dio, c'è. Cioè, però devo fare tutto questo cicipuzzi e sinceramente non ho assolutamente voglia, quindi andiamo a fare uno spawner classico, questo qui. No. Vuole questo. Ce l'avevo da qualche parte lo Split Antonio. Pande, tu ed io dobbiamo parlare un giorno. Dov'è? Qui ho chiuso giustamente perché sono un babbeo. Dov'è? Ragazzi, non c'è. Ero convinto di averlo fatto, forse l'avevo fatto nell'altra cosa. Vediamo un pochino. Slice. No, devo farlo. Sono molto. Molto 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 rattristato da questa dura notizia. Ma devo farlo tutta completamente vaffanculo, stronzo. Esatto. Allora, dove sta? Eccola qui. Share, piripim pim pim. E poi che voleva, non mi ricordo, un'ascia? Axe, il profumo di un uomo. No, ma che è questa? No, non ci interessa, non ci interessa, non ci interessa assolutamente. Splissian Street Thief, è lui! Eccolo qua, lo possiamo mettere. Questo qui che cos'è? Cavi, no. Spade, non sciarade. Ammazza quanto sei duro. Bello de mamma. E qui abbiamo, ci dovremmo avere dei cables. Vediamo un pochino. I second cables, perché non so più perché non ci stanno nel pack con gli altri, ma va bene. Noi no, non ce la prendiamo. Qui c'è l'energia, molto good. Che cosa vuole il nostro Zeta Logic, come cacchio si chiama? Allora vuole intanto un'altra ascia, un'altra cosa, va bene, abbiamo capito. Silicone, solarium, zombie head, redstone. Allora, vediamo se mi ricordo tutto. Redstone, zombie head. Ce n'ho soltanto una, potremmo duplicarla per caso? Fatemi vedere. Nope. OMG, nope. Non si può duplicare. Sono moderatamente triste di questa notizia. Solarium, eccola qua. E poi silicone, eccolo qui, che dovrebbe essere equivalente, come un po' l'equivalent exchange. Andiamo a fare delle assie. Queste qui. Oh mio Dio, delle dark ass. Esatto. No, magari non questa. Ma perché quella di Wood? Scusami. Proponimi quella di Axe. Axe, per il profumo di un uomo, già l'ho detto. Sì, sei lento. Vediamo un po' se abbiamo un capacitator. Ne ho 285, ragazzotti. 285, vai, velocizzati. Oh, yes. Spawner per noi. Dove sta? Finalmont. Scusa, ma non avevo fatto questo.
Non avevo fatto questo, raga. Bro, I don't. A parte che si può duplicare, quindi non capisco perché. Ecco. Questo qui non ha un valore. Sono arrabbiato. Non ha un valore di Gesù. Ma va bene lo stesso. Un anvil, thank you. Ah no, devo metterlo dentro un broken. Broken. Ragazzi, non abbiamo i broken. Non abbiamo i broken. Dobbiamo andare alla ricerca di un mob spawner rotto. Vediamo se lo troviamo qui nelle profondità di Gesù. Gesù è molto profondo, state attenti. Ok, sì. Vedete qualcosa? Io no. Ma non vi preoccupate, ragazzi. Presto tutti vedremo, ci vedremo meglio, non è vero? Qui c'è cazzo. Qui non c'è niente di niente. Niente di niente, niente di niente. Chi mi coglie la citazione, 10 punti a megaposi. Qui la miniera finisce. Raga, quando cerchi qualcosa non lo trovi. Come è possibile? Ho trovato una zona con delle ragnatele che forse mi sono incastrato qua sopra. Salve, buongiorno. No, lei non mi fa proprio niente, guardi. E qui forse troveremo. Vieni qui che ti metto lì dentro. Non posso metterlo lì dentro, neanche qui. E allora facciamo. No, la red. Perché c'ho questa? Perché c'ho questo in mano? Non lo so. Ah, perché ho rotto il coso, giusto? Ok, togliamo l'acqua. Oppela. Quante siringhe, Marcus Cron. Come sempre ti riempi l'inventario. Tu 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 tu. Olè. E vediamo se troviamo uno spawn. Eccolo lì, sì. Va bene, va bene, va bene. Mai avvelenato, accidenti. Accidenti. Oh yeah. Te togli di bestia di Satana. Schifosa, maledetta. Ok, signori. Bam. Bam, 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 bam. Eccoci qua. Dove siamo? Dov'è casa nostra? Laggiù, perfetto. Come fare i buchi? Tutorial by Marcus Cron. Cos'è questo? No, stanno girate. Oh, che bolle. Va bene, non le vede nessuno. Shhh. Andiamo a difendere la nostra ricchezza. Eccola qua. Allora, abbiamo uno spawner. Non mi ricordo assolutamente. Spawner. Dove lo dobbiamo mettere? Nel soul binder. Il soul binder si fa così. E come per magia, ragazzi, non abbiamo le teste giù. Cioè, non abbiamo le teste ma io ce l'avevo. Sono sicuro, no, mi sbaglio con troppe serie in corso. Allora, la testa di Enderman ce l'ho? No, non c'ho nessuna testa. No, sono tristissimo, dai, come faccio? Schiamo. Non lo so, qui non c'è. Head, a cosa serve la nostra ricchezza se non abbiamo le teste? Vi ho evitato tutto l'ambaradan facendo un Iron Obsidian Cleaver che mi ha dato un pochino di teste. E devo dire che è davvero molto difficile fare il... Che cos'è questa roba? Force... C'è la Modular Force Field System. Oh mio Dio! Quella bella, quella super strafiga. Come si fa sta roba? Con la UU Matter. What the fuck? Con il Monazit. Ma che cazzo... No, ma non l'aggiungono, non me lo dicono. Ma sono molto arrabbiato. Una volta. Ma molto. Dove cacchio sta il nostro amico? Facciamo così e lo troviamo subito. Bam, eccolo qui. Molto good. Allora, abbiamo anche il nostro amico questo qui. Lo puttinziamo qua sotto. Tanto chi se ne frega. E io oggettivamente, ora che ci penso, invece di andare in giro a prendere teste, sarei potuto benissimo a da siringate in faccia alle persone. Però forse è meglio farlo con le mucche. Non lo so. Sinceramente non ho preferenze di genere. Quindi possiamo mettere dentro questa, mettere questa, mettere questa. Dargli l'esperienza che non ho. Sì, ce l'ho. Oh mio Dio, magico. E adesso aspettare 700 secoli. Wow. Ok, abbiamo uno spawner di mucche. Fantastico. Adesso andiamo a metterlo qui dentro con però il Bob Spawner. Dove stai? Bob Spawner, già visti, vali. Quali altri spawner abbiamo? Mucche? No, va bene questo. Va molto bene questo. Va benissimo questo. Op, op. No, vuole l'esperienza. Vuole l'esperienza. Experience. Ho questa qui. Chissà se ci arrivo a 16. Oh, maybe? No, 14. No, 15, anzi. Dai, un pochino d'esperienza, per favore. Ehi, Creeper, come stai? Dammi la tua esperienza, così famo notes. Anzi, è giornos. Che due bolles. Ho scoperto che si fa molto prima a minare
la roba della forest qua, la cosa, la patite. Che figo! Ok, experience per noi. Anche perché andiamo un attimo veloci a minare. Oh yes, ammazza quanta. Se faccio tasto destro mi mette un blocco. Ragazzi, questo server ha grossi problemi. Ma davvero, eh? Spero di non bucarmi mai casa quando faccio questa cosa. Però posso farla, perché tanto posso richiuderla. No, siamo fortunelli fortunosi. Oh, oh mio Dio, avete visto? È tornato indietro. Qualcuno restarti questo server, vi prego. Allora, andiamo dentro finalmente. Finalmente, finalmente, vieni qui. Vieni qui. Sì, io ho cliccato, giuro. Oh yes, powered spawner. Ho fatto queste vector plate. Però sapete che c'è, ma chi se ne frega. Anche un po' casa invasa dalle mucche potrebbe essere un atteggiamento da ricco. Vediamo un po'. Sì, vai Kicka, ti do questo qui così vai più veloce. Prendiamo le nostre cosine. E bam 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 bam. Sì, lo potevo fare anche prima, in effetti, contro i mob. Però no space found. What the fuck is this? Signori, mi metto a prendere tutte le nostre cicipuzzine. Dovremmo esserci, dovremmo esserci. Andiamo a fare badabim. Ragazzi, non me l'ha fatto. Sono molto, 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 molto teso. Dimmi che non vuoi una cosa di ogni cosa diversa. No, dai. Cioè, la vuole in quest'ordine? La vuole in quest'ordine? Stai scherzando! Ok, io ho già fatto tantissimo fino a qui. Mi fermo. Mi fermo. Ragazzi, non possiamo fare la cosa della pacifica. Non. Cioè, non bene. Un ricco non può andare in giro a cercare queste cose. Allora, facciamo così, visto che i ricchi di solito demandano. Togliamo queste mucche. Facciamo una chest. Prendiamo una chest. Una chest non da povero, per favore, eh? Non da povero. Grazie, ecco, quella di diamante potrebbe andare bene. Prendiamo dell'oro. Della polvere d'oro, sì, ecco, così facciamo così. Mettiamo un cartello. Ok. Mettiamo qui una chest. Ok. E possiamo scrivere per dei bisognosi. Non mi scrive bisognosi, ma si intuisce. Di lavoro, prendetemi le siringhe. Perfetto, e qui possiamo mettere la paga di un pezzo d'oro. Due, mi sento generoso. Due pezzi d'oro. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, degli schiavi sicuramente prenderanno loro le siringhe per noi in cambio di un po' d'oro. E ragazzotti, è giunto il momento di fare a questo punto la Gem Armor. Gem Armor che si fa con i pezzi dell'armatura che già abbiamo e tante Clay Star, quindi mi sembra di comprendere, yes. E ogni pezzo vuole l'amuleto, questo qui. Poi quest'altro vuole il Vulcanite, quest'altro amuleto. Quest'altro invece vuole il Black Hole, che se non sbaglio ho. E quest'altro invece vuole due Shifting Gale. Quindi, secondo me, ce la facciamo facile perché Amu, togli questa robetta che avevo preparata, però non serve a niente. La Switching Gale, eccoli qui. Molto bene. Poi il coso dell'orologio ne vogliamo 4. Perché se non sbaglio sta dappertutto. Molto good. Delle Clay Star, thank you. Anche loro 4, se non vado errazio. E dobbiamo fare gli amuleti. Gli amuleti, quindi Matter, Dark Matter. Dov'è la Dark Matter? Lo so, Ked, poveri. Lo so, però. Però dobbiamo adeguarci a questo crafting. Mi scusi, questa signora mucca, questa non è luogo per lei. Potrebbe andare a pascolare dove sono gli altri poveri. Molto bene. Allora, andiamo a fare l'amuletino. L'amuletino, 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 l'amuletino. Non era questo, era questo. E ci servono ovviamente i secchielli d'acqua, ma certo, ma certo. Prepariamo 6 e li buttiamo dendro. Allora, facciamo che buttiamo dendro tutto quello che ci serve. E poi andiamo a prendere quello di lava anche. Eccoli qua. Ne ho presi più di 6, se devo essere sincero, ma va bene lo stesso. Spogliamoci della nostra armatura e andiamo a fare. Però poi facciamo così. E voilà. Quindi, signore e signori. Nope, c'è qualcosa che non va. Serve questo. Serve questo, la Soulstone. Ma questa qui cura. È vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, credo che l'effetto sarà proprio quello.
All'interno dell'armatura abbiamo il Gem Helmet. Presta la scelta. Attiva anche Night Vision. Buono, buono a sapersi. Quest'altra invece vuole quello della vulcanite, questo qui che fa lava. Ok, e però. Signor Marcus Cron, lei ha stoppato. Ecco qua. E poi vuole il Body Stone che sul pedestral ristora la fame. Quindi credo che anche la fame non sarà più un problema per noi, signore e signori. Quindi ecco qua la Gem Chest Plate. E qui dovremmo avere tutto. No, mi sbaglio ogni volta. Dobbiamo fare questo qui, ma questo è davvero, davvero molto, molto, molto semplice. Oppela, Gravity. Ok, thank you so much. E infine questo qui, che ce l'abbiamo. Ragazzotti, belli, l'armatura. La Gem Armor, l'armatura più potente mai vista in Minecraft. La Draconic, con tutto quanto, è una sega incredibile a confronto. Non per le caratteristiche di velocità, perché quelle lì la Draconic le può boostare, ma semplicemente, ragazzotti, perché è invulnerabile. E non so se avete notato, mi ha curato anche il cibo. Cammino sulla fottuta acqua, sono Gesù, se voglio scendo, ma opera, posso camminare sull'acqua tranquillamente. Vediamo se cammino anche su, se, scusate, sulla lava. Vediamo se cammino anche sull'acqua. Cioè, sono Gesù, ragazzi. Sono Gesù. C'è lì qualcuno che mi vuole far del male, ma va bene. Io direi, per assaggiare la nostra armatura, di andare a fare un Witherino a questo punto. A parte, a proposito, che non credo di avere le teste del Wither. Wither, no, è vero, perché siamo andati pochissimo. Allora, facciamo così. Non abbiamo mai fatto il Wither. Davvero? No, ragazzi, non abbiamo le Nether Star. Non abbiamo fatto niente di tutta sta roba? Probabilmente è da povero. Probabilmente. Sì, cioè, nel senso, non ci interessa perché è povero, davvero. Davvero molto povero. In realtà non so quanto costi una Nether Star. Andiamo a vedere. Costa 130.000. Che tristezza. Vorrei davvero testare la potenza di questa cosa. Quindi mi armo della mia Cicibuzzi, con cui ho preso le teste degli zombie, e andiamo nel Nether. Ta-ta-ta-ta. Ok, eccoci qua. Stiamo cercando di ottenere le nostre testoline. La nostra spada fa davvero molto poco. Dammi la testolina, pezzo di merda. No, non me la dai? Sei un maledetto. Se tu mi dessi la testolina. Ah no, forse. Forse non si può. Sì, vabbè, guardi, lei davvero non può fare assolutamente niente. Questo c'ha il martello. Ehi bella, potevi dirlo subito che avevi solo voglia di toccare il mio martello. È strano, è forte e bello. Che cos'è questo? È il Wither Rib della Reliquary. Non ci interessa. Sarà difficile trovare. Guardate l'effetto del Withering che sparisce senza sortire nessun cazzo di effetto. Chi sei tu? Sei un Enderman? Ciao Enderman, come stai? Scusa se ti attacco con questa spada, ma anche una testa tua non mi farebbe dispiacere. Ecco qua, sei morto, stronzo. Ma non mi danno le teste, figli della merda. Eccoci, signori, dopo un pochino che ho risparmiato, ho ottenuto le testacce di merda. Vieni qui e vieni qui pure tu. In realtà credo che non aumenti molto la chance questa spada qui, perché comunque questa qui è la meccanica di Minecraft, quindi boh, non lo so, non ce lo so mica. Io direi di salire qui sopra. Oppela, che cos'è questo materiale strange? Boh, non lo so. Scava, 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 mio piccolo Marcus Cron. Oppela, eccoci qua. E questo è uno spazio ottimo per spawnare il nostro Wither. Op, ciao Lava, come stai? Scusami, ma ti tappo. Mettiamo il Witherino qui. Ho soltanto 3 teste, avrei voluto farne di più. Però chi se ne frega. Cioè, avrei voluto fare più Wither, eh. Andiamo a testare la nostra armatura da ricchi. Op, op e op, signori, il Wither. Mi ci metto pure vicino a fare una foto, ricordo. Eccoci qua. Sì? Salveci. Che cos'è? Bella. Eccoci qua, vediamo quanto danno prendiamo. 0. Sì. Ah, accidenti, mi ha Witherato. Sì, signor Wither, ma non capisco perché lei è così aggressivo, davvero. Guardi, guardi, ti prende a cazzotti. Ti prende a cazzotti. Ma questa qui è l'arma finale, sì. Siamo sicuri, sì.
Guardalo come vorrebbe. No, mi dispiace. Mi dispiace. Posso anche spammarlo. Mi dispiace. Lei è davvero patetico, signor Wither. Forse perché è povero. Può darsi che lei sia povero. Effettivamente viene fuori da tre teste di morti e della sabbia brutta, discutibile. La sabbia ovviamente è il materiale dei poveri insieme alla dirt, quindi io la finirò a cazzone. Prenda questo, prenda questo, prenda questo, prenda questo, prenda questo. No, si rigenera il signor Wither. Forse ci riesco a uccidere un Wither a cazzotti. Ragazzi, io un pochino. Sì, manca poco. Signor Wither si lasci andare alla sua fine da povero. È questo che deve fare. Eccolo. Eccoci quasi, ci siamo quasi. Il signor Wither è morto. Il signor Wither è morto. Mi dispiace molto, mi dispiace molto, però è successo. Guarda, mi ha dato anche il Supremium. La Nether Star, eccola qua, la impariamo. La impariamo anche se è un po' da poveri. La impariamo. Signori, abbiamo l'armatura finale del gioco. Siamo più ricchi dei ricchi, ricchi, ricchissimi. E il Wither, malgrado ci stia dando un pochino fastidio, non ci fa assolutamente niente. Quindi io vi saluto, non ci vediamo alla prossima puntata da WeCraft. Bella per voi. Ciao.